Allora, buonasera a tutti e benvenuti a Master Builders Italy, malgrado la lag. Siamo giunti al secondo evento del quinto giorno di Second Day, edizione 2012, la grande manifestazione in Second Life per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il gruppo Master Builders Italy si occupa di organizzare corsi di building di base e altri corsi sempre riguardanti argomenti relativi alla realizzazione di oggetti in Second Life. La partecipazione del gruppo e l'organizzazione di uno degli eventi di Second Day è dovuta al fatto che questo argomento non può lasciare indifferente nessuno di noi. Devo anche ringraziare lo staff di Master Builders Italy, in particolare Vera che mi è stata vicina ed è stata prodiga di consigli, i nostri impavidi lettori Lupo alias Mebius, Gigi che ha anche aiutato nell'allestimento, e Daisy che ha fornito l'immagine per lo sviluppo della locandina di questo evento e le due statue che avete visto sotto nella welcome area. L'argomento scelto quest'anno riguarda l'istruzione negata. Secondo un rapporto dell'UNICEF, nel 2005 in tutto il mondo erano 58 milioni le ragazze alle quali è negato l'accesso all'istruzione elementare, e da allora la situazione è peggiorata. 58 e più milioni di persone che potrebbero cambiare i loro paesi e non ne avranno la possibilità di farlo. Questa violenza ha come vittime primarie le donne, le ragazze e le bambine a cui è stata negata l'istruzione primaria. Ci sono però altre vittime. Le famiglie private della possibilità di un miglioramento delle condizioni di vita, il loro villaggio o la loro città a cui mancherà la collaborazione preziosa per la crescita culturale e sociale, la loro nazione a cui mancherà una crescita economica adeguata, il mondo intero. Ma qui è un discorso molto molto lungo. L'evento si svolgerà su quattro sale e speriamo di riuscire a passare da una sala all'altra, in cui sono sviluppati due percorsi molto diversi ma altrettanto significativi. Il primo percorso è composto da tre clip e da una riflessione finale, ci presenta la situazione dei bambini e delle bambine afghane dopo 20 anni di potere da talebano. Nel secondo percorso si affronta il tema dell'istruzione femminile in Italia a partire dal periodo della sua unità, mediante quattro letture. Senza indugio passiamo alla prima clip, è tratta dal film Viaggio a Kandahar, uscito nel 2001, diretto da Mohsen Makhmalbaf, che racconta il viaggio verso questa città, appunto Kandahar, compiuto da Nafas, così è chiamata nel film, una profuga afghana fuggita in Canada dove fa la giornalista. Il motivo del viaggio è quello di raggiungere la sorella, che ha promesso di uccidersi prima dell'ultima eclisse del millennio. La clip è ambientata in un villaggio sul confine tra Iran e Afghanistan, dove le bambine profughe, in procinto di rientrare in Afghanistan, vengono ricordati alcuni insegnamenti. Mi sono sempre livellati di vieti che imprigionano la donna afghana. E ora ritorno volontariamente in quella gabbia. Lo faccio solo per te, sorella mia. Già da tempo mi scrivevi che la situazione in Afghanistan andava peggiorando. Che le scuole femminili venivano chiuse. Che le donne erano state spinte ai margini della società civile. E che tu eri disperata. Ma proprio mentre escogitavo il modo per farti uscire dall'Afghanistan, tu mi hai scritto quella lettera così inattesa. Che mi ha sconvolta. Dicevi che avevi intenzione di toglierti la vita durante l'ultima eclissi del secolo. Dunque, bambine, fate attenzione. Oggi è il vostro ultimo giorno di scuola e con l'aiuto di Dio farete ritorno in Afghanistan. Visto che là non ci sono più scuole femminili, sarete costrette a restare a casa. Ma non dovete perdere la speranza. Anche se i muri sono alti, il cielo è ancora più alto. Un giorno gli altri abitanti del mondo si accorgeranno di noi e verranno ad aiutarci. Ma se anche non verrà nessuno ad aiutarvi, vi dovrete aiutare da sole. I nostri eccellenti lettori ora ci presenteranno una veloce sintesi delle condizioni dell'istruzione femminile nel nostro paese a partire dall'Unità d'Italia. Prego Lupo.
La scuola e il modo in cui organizzarla è sempre stato oggetto di scontri culturali e politici, e un particolare interesse può avere la ricostruzione del dibattito sull'educazione delle donne. A partire dall'Unità d'Italia si sono scontrati e confrontati modelli femminili di istruzione proposti dalle donne più innovatrici. Le donne che incidono maggiormente sono quelle che fanno parte, come Anna Maria Mozzoni o Anna Kuliscioff, dei movimenti emancipazionisti e socialisti. Ma vi sono anche donne di esplicita fede cattolica e donne facenti parte delle classi nobili o dell'alta borghesia. E i modelli maschili di istruzione proposti dagli uomini più conservatori, intellettuali cattolici e laici convinti che le donne devono essere sempre educate ma non istruite, e che la vocazione della donna è la famiglia e non lo studio, per cui una donna con un libro o un giornale è anacronistico, come vedere un uomo che lavora a maglia. Per quanto riguarda i modelli di istruzione maschili relativi alla donna, l'immagine complessiva che viene trasmessa riprende molto del ruolo attribuito alla donna del Settecento da un pedagogista come Rousseau, che voleva la donna non istruita, ma solo educata per un ruolo familiare e subordinata all'uomo in tutte le attività intellettuali. Quando si parla di Sophie, e ne parla solo come futura moglie di Emilio, scrive che tutta l'educazione delle donne deve essere relativa agli uomini, piacere a loro, essere gentili, farsi amare e rispettare, educarli da giovani, curarli da grandi, consigliarli, consolarli, rendere loro la vita piacevole e dolce. Ecco i doveri della donna in tutti i tempi e ciò che bisogna loro insegnare sin dall'infanzia. La luce di questo confronto-scontro tra modelli maschili e femminili di istruzione è possibile rileggere le leggi sulla scuola dello Stato unitario italiano, i modelli di istruzione ufficiali. La prima, la legge Casati, varata in Piemonte nel 1859, presenta nelle sue linee generali un modello di istruzione in cui lo Stato è direttamente responsabile solo della formazione di tipo liceale universitaria pensata per la classe dirigente maschile, mentre sono escluse le donne nel suo complesso e gli uomini delle classi popolari. L'istruzione di base e quella tecnica non vengono generalizzate e sono affidate come spesa ai comuni, facendo sì che i comuni più poveri, collocati soprattutto nelle regioni del sud, avessero i tassi più elevati di analfabetismo e le più vistose carenze di persone con formazione tecnica. Le donne dei movimenti emancipazionisti devono condurre una lunga battaglia perché, alla fine dell'Ottocento, cominciano a cadere le barriere formali delle scuole tecniche ai licei e alle università. Alcuni intellettuali come Pasquale Billari iniziano a promuovere politiche scolastiche più favorevoli alle donne. Billari sposa un intellettuale inglese, Linda White, che gli permette di conoscere le elaborazioni più innovative sui diritti delle donne in Inghilterra. I segnali di apertura ad un'immagine di donna con un libro e un giornale in mano si interrompono bruscamente con la legge Gentile nel 1924, che riteneva che le donne non avessero quella originalità del pensiero né quella ferrea vigoria spirituale che sono i cardini della scuola formativa e dello spirito superiore del paese. La diffusione dell'ideologia fascista chiuderà d'altra parte non solo le possibilità di mobilità sociale attraverso la scuola, così come proponeva Gentile con la sua riforma, ma la libertà stessa dell'insegnamento. E negli ultimi anni del fascismo, la Carta della Scuola di Giuseppe Bottai erigerà un monumento all'uomo fascista, con accanto l'immagine subalterna della donna sposa e madre. I tentativi di escludere il genere femminile sia dall'accesso alla cultura che ancor di più dalla produzione di cultura
è un atteggiamento diffuso nei poteri maschili a tutti i livelli che costantemente si ripropone nella storia. In questa esclusione, i saperi scientifici e tecnologici hanno giocato, come afferma Donna Ruai, esponente del femminismo statunitense, la parte del leone, tanto da poter dire che la scienza è in fin dei conti l'unica cosa a cui valga oggi la pena di occuparsi. Il recente sviluppo della storia delle donne ha fatto emergere tra 800 e 900 una straordinaria ricchezza di posizioni femminili che si oppongono al modello di istruzione più reazionario nei confronti delle donne. Già nel periodo precedente l'Unità d'Italia, Eleonora Pimentel Fonseca si trova a dover lottare contro un marito che le impediva da sposata di proseguire gli studi e solo dopo una separazione molto contrastata poteva affermarsi come direttrice del Monitore Napoletano, elaborando un progetto con l'istruzione femminile nel tentativo di aprire le strade all'istruzione e alle nuove generazioni di donne. Dopo l'Unità d'Italia, vi sono donne aristocratiche che diffondono idee a favore delle donne nei loro salotti. Ad esempio, Cristina di Belgioioso scrive nel 1886, nel saggio della presente condizione delle donne e del loro avvenire, che i sapienti, gli scienziati, i poeti, gli uomini di Stato, eccetera, godono dell'universo rispetto, mentre l'ignorante e l'ozioso sono derisi e tenuti in nessun conto. Ma della donna si richiede espressamente la più completa ignoranza. A favore dell'istruzione e di una diversa istruzione delle donne e degli uomini incide in Italia il movimento emancipazionista che ha come punto di riferimento principale Anna Maria Mozzoni, 1837-1920, che fonda società femminili come la Lega per gli Interessi Femminili nel 1881. Fa richieste e presenta petizioni in Parlamento all'interno di una rete molto ampia di collegamenti tra donne di diverse città e di punti di riferimento politici. Nel 1864 scrive nella Donna che i suoi rapporti sociali con l'istituzione del lavoro ecco le sole forze che possono e debbono risollevare la donna ed emanciparla. Finché la società non l'avrà fatto, nessun argine resisterà al torrente della corruzione e nessuna diga si opporrà al degradamento morale e materiale della specie. E la sua posizione è per l'eccesso delle donne a tutti i tipi di sapere e a tutte le carriere contro le discriminazioni dei luoghi di studio e di lavoro. In questa battaglia emancipazionista delle donne, il punto di riferimento non è solo l'uguaglianza al mondo maschile, ma una ricerca più complessa di identità. Maria Pastore Mucchi, in un articolo sulla donna del 5 aprile 1909, scrive: «Che cosa vuole la donna moderna? Diventare ragione senza perdere il sentimento? Diventare diritto senza perdere il dovere? Diventare lavoro senza perdere la poesia? Ecco perché la mentalità a cui aspirano le donne contemporanee è uno dei grandi segni precursori dei tempi nuovi e sarà una delle più grandi potenze dell'avvenire». L'equazione percorsi femminili uguale percorsi deboli oggi non è più così diffusa. Se si guardano le ultime statistiche, si può osservare che non solo le ragazze sono in tutti gli indirizzi del sistema scolastico e professionale, ma hanno anche superato i ragazzi nella frequenza e regolarità degli studi, arrivando in più elevate percentuali al diploma e alla laurea.